Oggi sì. Mi piacerebbe chiamare qualcuno che può dare i numeri oggi. Vediamo un attimo se trovo Manuel Garzetta. Vediamo un attimo. Ok. Vediamo un po'. Manuel! Manu! Livio, buongiorno, pronto? Buongiorno Livio, eccoci. Ecco, Ciao ti avevo sentito. carissimo. Buongiorno Manuel, come Buongiorno, stai? Tutto buongiorno davvero, bene? molto presto per questo periodo. È vero, è vero. Siamo tutti abbastanza mattutini, in effetti. E le nostre giornate partono piene di attività, poi verso sera incominciano a smorzarsi. Noi siamo abituati ad andare avanti nella notte a oltranza, e sto periodo qua ci sentiamo un po' pensionati, vero? Mi formando agli orari degli impiegati, sì. Esatto. Allora, Manuel, grande uomo della luce, si può dire, tu ci dai la luce, sembra una Sì, cosa un po' mistica, ma in realtà è vero. do un po' di luce. Aspetta che mi tolgo gli occhiali, che c'è questo riflesso orrendo, non riesco neanche a vedere. Ecco, meglio. È vero, anche perché Sì, poi ci così provo, ci provo. il tuo carisma aumenta senza l'occhiale, anche se secondo alcuni con l'occhiale aumenta il carisma, però diciamo che vai bene così, sei bellissimo, anzi, ti trovo molto bene, hai tagliato i capelli, sei Ho tagliato diventato i una capelli in una sorta di... maniera. Sì, una delle follie durante la quarantena. Hai Sì, fatto mi sto bene. liberando di più aperto. Hai igienizzato te stesso. Sì, Ascolta, tutto, tutto. prima di tutto voglio sapere dove sei, diciamo, collocato, sei a casa. Esatto, sono rientrato E naturalmente a tu? casa anch'io a Verona. All'inizio della quarantena sono rientrato per sbaglio prima che ci fossero le limitazioni al movimento, insomma, alla circolazione. Per cui sono qui, sono rimasto qui a Verona e da qui comunque riesco a controllare i miei affari, ecco, in qualche Ecco, modo. giusto, giusto. Tu eri all'estero, vero? Eri fuori a Allora, lavoro io ero a all'estero, uno stavo spettacolo. seguendo. Esatto, è una cosa curiosa perché io diciamo da metà gennaio stavo seguendo il tour di Ghost, il musical, l'edizione italiana naturalmente, che ha la regia di Federico Bellone, le luci di Valerio Tiberi. Io lavoro appunto in questo tour come datore luci. Abbiamo fatto una residenza al Sistina a Roma, al Teatro Sistina, è una residenza al Teatro Arcimboldi di Milano e proprio il 5 e 6 marzo eravamo a Lugano al Teatro LAC per la prima data del tour, diciamo, e il giorno del montaggio, attenzione, in Italia erano già scattate le limitazioni per gli eventi, ma in Svizzera ancora no. E era proprio il 5 marzo, sì, alle 15:45, stavo proprio aprendo la console perché il montaggio era finito e stavamo iniziando a fare appunto il settaggio delle luci, eccetera, eccetera. E purtroppo ci hanno avvertito che anche il sindaco di Lugano in quel momento aveva vietato gli assembramenti e quindi tutti gli eventi, eccetera. E abbiamo dovuto, come abbiamo montato, abbiamo smontato e siamo tornati in Italia. Io a Milano, naturalmente, ognuno a casa sua, e poi anch'io sono rientrato a Verona. E quindi così è iniziata la quarantena. Insomma, purtroppo finita in un teatro così. Era la prima data del tour, è stato un po' un peccato, però. Ecco, siete rimasti con l'acquolina in bocca, come succede? Lavori Assolutamente. tanto, fai tantissima fatica per riuscire ad immaginare tutto quello che deve andare come sempre, per il meglio, quindi ognuno col piccolo suo tassello da mettere e poi a un punto ti viene detto da Eh domani sei sì. da casa. Sì, È proprio così. stato un colpo, posso immaginare, perché tu col sottoscritto avevamo fatto un inizio stagione con fuochi e fiamme e quindi eravamo belli lanciati, avevi già una bella rincorsa, eri in pieno salto e Molto, ci hanno molto. bloccato. È È vero, stato un anno io in e cui. te inizio stagione, scusami, è stato un anno impegnativo, vero? Dimmi. Sì, molto. Non mi sono fermato. Una cosa si è fusa con l'altra. Poi, appunto, come dicevi, noi siamo partiti prestissimo a settembre con Attimo Fuggente.
che è uno spettacolo di prosa tratto dal film, ma in realtà Tom Schulman ha scritto anche copione teatrale che abbiamo fatto con STM di Novara per la regia di Marco Iacomelli. Siamo partiti con quello e poi a gennaio io ho fatto la conversione senza stop. Ma in realtà non so se tu ricordi lì, ci siamo conosciuti precedentemente così in modo sporadico in un paio di occasioni l'anno scorso, 2 anni fa, stavo seguendo il tour di Dirty Dancing Italia e ci eravamo incontrati in un paio di teatri, forse Sì, credo da qualche parte. Bagna, a Bagna o su a Milano, magari all'Arcimboldi, eravamo comunque da quelle parti. Noi avevamo avuto questa conoscenza sporadica, poi ci siamo ritrovati in pratica a lavorare alla stessa tournée, perché l'attimo diciamo che ci ha coinvolti non poco. Avevamo uno squadrone tecnico che era una cosa che ancora adesso abbiamo una chat comune, vero? Perché ci siamo talmente diventati simpatici che anche finito il lavoro abbiamo voluto mantenere in piedi questa cosa e commentiamo ognuno da un punto del mondo i nostri umori giornalieri. E questo è sicuramente nel mondo del lavoro una cosa molto bella, perché sappiamo di avere delle figure professionalmente molto valide, ma nello stesso tempo umanamente molto, molto affezionabili, nel senso figure con cui stai bene insieme. Allora, Manuel, quindi raccontami un attimino di numeri veronesi, perché in realtà quello che abbiamo capito è che l'Arena, scusami, l'Arena ha appunto di Verona ha un tale indotto che in effetti non è un chiudere una struttura che, beh, se non riapre, diciamo, quest'estate non importa, oppure recuperiamo il prossimo anno. Parliamo di cifre. Mi dai due indicazioni per far capire più o meno così, di cosa parliamo, ecco, di che Certo, cosa allora io parliamo. sono un pessimo economista, ma posso rendere l'idea, diciamo. Allora, come tutti sanno, la struttura Arena di Verona è il teatro lirico all'aperto più grande del mondo. Conta 13.500 posti nella sua capienza media, per alcuni eventi viene portato a 16, per altri viene ridotto a seconda di quanto palco si utilizza. Le persone che ci lavorano dentro sono circa 600 nella stagione estiva, attenzione, perché la Fondazione Arena gestisce anche il Teatro Filarmonico d'inverno per la stagione lirica invernale. Però per la stagione estiva c'è un grossissimo incremento di personale, dovuto sia proprio alla massa artistica che comprende coro, orchestra e naturalmente corpo di ballo. Ma poi ci sono ovviamente tutti i tecnici e non da ultimi tutti i servizi di sorveglianza di una struttura che è enorme, perché l'arena è enorme da gestire e quindi richiede una quantità di persone per funzionare altissima. Poi ci sono le comparse, cioè queste un tempo erano di più, ultimamente i numeri si sono ridotti, queste 150-200 persone che per 3 mesi. Prevalentemente sono studenti, ma ci sono anche persone, diciamo, un po' più adulte. Si fanno questa stagione estiva, diciamo, così, con un lavoro che artisticamente è molto bello, anche un'esperienza, e che comunque sono, diciamo, una sicurezza nell'ambiente sociale di Verona, perché la fondazione funziona e funziona bene, naturalmente, per cui. Sentire di questo rinvio dispiace a tutti ed è ovvio che dispiace. Il rinvio però è compensato, naturalmente non abbiamo detto la notizia di ieri, la stagione estiva viene rinviata all'anno prossimo, così come doveva essere quella di quest'anno. Invece ad agosto ci saranno una serie di eventi con solo orchestra e coro. Appunto, io sono in Sì. contatto con il live designer che è Paolo Mazzon della Fondazione Arena e che così andranno un po' a compensare quella che è l'offerta artistica. Ovviamente non si può fare un paragone con quello che sarebbe dovuto essere. La capienza della sala viene ridotta a
a circa 3.500-4.000 posti, e si spera così di riuscire comunque a non tenerla chiusa. Ma quello che giustamente tu dicevi, poi c'è l'indotto. Perché 13, riempire 13.500 posti in arena significa che sono 13, circa 13.500 spettatori che prima o dopo dello spettacolo hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di alloggiare, hanno bisogno di parcheggiare una macchina se non sono stranieri, ma sono magari residenti in regione o fuori regione. Quindi è vero, nella torta generale di questo meccanismo, l'arena stessa, la struttura rappresenta sicuramente una buona percentuale, ma il volume di affari che muove l'ente lirico a Verona è notevolmente maggiore se si pensa appunto a tutti, se si pensano a tutti i servizi turistici che servono per soddisfare. Perché è vero, due spettatori possono spendere il prezzo del biglietto, ma solamente di alloggio e pasti all'interno della città spendono più del doppio probabilmente di questo prezzo. Per cui sì, è una cosa che ovviamente si va a riflettere negativamente su tutta la città. Una volta, adesso non so se alcuni ristoranti usano ancora questa pratica, ma una volta esisteva il menù del dopo opera. Cioè i ristoranti che c'erano in Piazza Bra, sì, i ristoranti che c'erano in Piazza Bra sotto quello che viene chiamato l'Istone, che sarebbe appunto il marciapiede della passeggiata che sta sul lato occidentale della piazza. I ristoranti aprivano dopo l'opera, quindi parliamo diciamo di mezzanotte, anche l'una per alcune opere più lunghe, presentavano un menù e un listino ovviamente che si chiamava dopo opera e aveva una serie di piatti probabilmente più facili da preparare, ma soprattutto un tariffario che era adeguato alla clientela che poteva uscire dall'anfiteatro. È curiosa questa cosa, per cui sì, tante persone non direttamente legate alla stagione lirica, ovviamente lavoravano insieme alla stagione lirica per garantire, poi insomma le masse turistiche sono tante, tedeschi arrivano, ma non sono solo tedeschi comunque, però ecco, quest'anno sarà un anno in bianco, nel senso Sì. Ecco, senza fondamento purtroppo, ecco, non in senso economico. io posso immaginare, e questo non lo so come informazione, ma ti conosco e so che comunque non ti sei fermato, cioè sicuramente tu stai lavorando a qualche nuovo progetto o addirittura cercando di acquisire il top della formazione. Stai lavorando su qualche progetto o stai Sì. facendo qualche cosa di nuovo? Raccontami, perché non ti posso immaginare fermo a bere un aperitivo, cioè, No, nel senso, o una infatti. colazione. Ecco, raccontami un po', Manuel, come te la stai passando in questi giorni costretto a casa? Sì, no, non c'è dubbio, ovviamente fermi non ci si sta perché facciamo un mestiere, ma parlo al plurale, ecco, perché penso di poter parlare per un po' dei miei colleghi. Facciamo un mestiere che non ci ha mai permesso di stare fermi un minuto, per cui questi 2 mesi si verifica il problema contrario, cioè nessuno si annoia, anche perché ci sono tante cose da fare. Non dimentichiamo che noi siamo sempre in tour tutti i giorni. Purtroppo siamo costretti a tenere indietro alcune questioni legate alla nostra, tra virgolette, vita privata, anche se vogliamo, non abbiamo mai tempo per sistemarci banalmente i nostri affari, cioè vado a pensare a tutta una serie di cose per cui sistemare la casa, avere rapporti con banche, assicurazioni, ma in questo periodo ne approfittiamo per fare formazione, per cui io sto facendo corsi su nuove console, stiamo sistemando e facendo gli archivi di alcuni spettacoli che stiamo facendo e che faremo, si spera. Quindi personalmente posso dire che la noia non fa parte di questi giorni. Diciamo che comunque se un lavoro si vuole fare bene, il tempo non è mai abbastanza, per cui se mi danno un anno per fare un progetto, per fare una cosa e lo voglio fare bene, non mi sarà bastante nemmeno quell'anno. Se poi uno le cose le vuole fare così, in fretta e furia, sicuramente il tempo gli avanza e ha la possibilità di annoiarsi. Però poi tu, Livio, lo sai bene, noi in teatro non siamo abituati a fermarci, per guardare, cioè se avanzano 2 minuti li usiamo per migliorare comunque, quindi.
questi sono 2 mesi e li stiamo usando. li Dico, stiamo ripeto, usando parlo qua. da lavorare perché mi sento parte di un fenomeno così, tra tutti gli addetti al settore, insomma, siamo in costante studio, in costante aggiornamento, che ce n'è bisogno perché, ripeto, spesso non abbiamo la possibilità di farlo, che siamo presi proprio con l'acqua alla Per la gola e gola. quindi. Beh, diciamo che il fatto che, beh, io ti conosco, so che quando ti viene messo in mano uno spettacolo, il risultato, è appunto il premio finale, ma è anche la possibilità di portare, diciamo, a compimento tutta la professionalità. Quello che, mi sto chiedendo è se questa professionalità a un certo punto viene riconosciuta. Forse in questo periodo, vediamo che c'è un essere un pochettino, persone, nascoste, professionalità trasparenti. Io, molto spesso lo dico che l'unico momento in cui viene visto l'operatore alla console è quando il pubblico, finito lo spettacolo, saluta e cioè, magari applaude, e poi nel uscire dallo spettacolo intravede al fondo della platea una figura Girano. stravolta che è vero, si girano e ti Sì. guardano in faccia per la prima volta, perché in realtà nessuno aveva capito che c'era qualcosa, grazie al fatto che là dietro c'era uno che con due occhi sbarrati, dopo aver magari lavorato per 12 ore, sta attento ai tempi tecnici. Io ho detto 12 ore per un discorso forse sindacale, perché Sì, comunque diciamo così. parliamo di Sì. orari veramente, esatto, parliamo di orari ben diversi. Però quello che succede è che molto spesso le persone si rendono conto: ah, è vero, ci sono anche quelle 5 persone che lì dietro hanno gestito qualcosa. Allora molto spesso vengono e ti dicono: bravo, bello, bravo, e ti fanno i complimenti, ma in realtà non sanno cosa hai Non fatto, e tu sanno, no. te li prendi lo stesso i complimenti, giusto perché in quel momento lì sei così sfiancato che non riesci a far altro. Questa figura un po' trasparente del tecnico dietro questa grandissima, così, questo grandissimo lavorio di preparazione di uno spettacolo e di messa in scena, tu sicuramente ne hai un po' analizzato la situazione, diciamo, odierna o comunque anche solita nei teatri. Sì, era un problema che già esisteva perché naturalmente sappiamo che purtroppo sono anni. Ora io sono abbastanza giovane perché sono del 91, per cui non posso parlare per i tempi passati, però da che io sappia diciamo, è una questione irrisolta che esiste da sempre per quanto mi riguarda. E purtroppo perché nel pubblico non c'è una consapevolezza di quello che succede quando esperisce un evento teatrale o un evento di qualsiasi genere, perché purtroppo siamo costantemente circondati da fenomeni che richiedono la presenza della squadra tecnica, la presenza del team creativo, ma non parlo solo di teatro, naturalmente, parlo anche banalmente di qualsiasi. Non da ultima la televisione, naturalmente, anche se in quel contesto ci sono dinamiche diverse perché ci sono delle grosse aziende alle spalle. E, il teatro pare che sia una delle fasce che risente di più di questa questione perché appunto il pubblico non sa giustamente, noi tecnici per primi vogliamo che il nostro contributo sia un contributo fantasma, però molto spesso. Come dire, è vero, vogliamo che il nostro contributo sia fantasma nell'insieme della fruizione dello spettacolo, però il singolo ruolo, cioè il sapere che c'è stato il contributo comunque, poi non si sa, lo spettatore medio non saprà mai che lo spettacolo gli è piaciuto perché la luce era bella, perché il costume era bello, perché il trucco era bello, perché si sentiva bene, eccetera, eccetera, eccetera. Allo spettatore medio ti dice lo spettacolo mi è piaciuto, però gli ingredienti che formano il giudizio dello spettatore medio dipendono in larga parte
dal lavoro di persone che ovviamente non si vedono in prima istanza quando uno entra nella sala teatrale. È vero che ti ringraziano quando escono, ma non sanno il perché ti ringraziano. Lo fanno spesso, purtroppo, anche per circostanza. E cosa succede? Noi abbiamo, diciamo, una situazione giuridica non fatta male, ma purtroppo è assente, cioè per cui l'allestimento dello spettacolo su un palcoscenico viene considerato come un cantiere edile, i contratti vengono gestiti nella maniera più fantasiosa possibile, per cui ci sono le cooperative, le produzioni che fanno contratti più o meno adatti, perché non esiste il contratto del tecnico, per cui ci sono gli intermittenti, questo e quell'altro, ma nessuno soddisfa in realtà le esigenze di un lavoro talmente particolare. Attenzione, non è un lavoro particolare, ogni lavoro è particolare. Il problema è che per ogni lavoro, quasi tutti, esistono dei contratti specifici. Per questo lavoro non esiste il contratto, per cui sembra che il lavoro sia particolare. In realtà è un lavoro fatto così, se esistesse un contratto per questo lavoro non sarebbe un lavoro particolare, no? Sicuramente in percentuale è un lavoro che ha delle caratteristiche uniche rispetto alla grande quantità di lavori che ci sono, però ci sono paesi anche in Europa, molto vicini a noi, per esempio la Francia, l'Inghilterra, che hanno delle politiche molto precise su questo settore. E ovviamente tutto quello che è il degrado, il degrado di inquadramento del normativo che da noi è forte, in altri paesi non c'è. Da noi proprio sono assenti sono assenti le leggi fondamentalmente che regolano il lavoro nei Esatto, teatri. Si salva qualche esatto. contesto perché sulle spalle di grosse aziende, come per esempio le fondazioni liriche e i teatri stabili, contano su, diciamo, un appoggio spesso politico, ma sì, principalmente politico, per cui essendo parastatali tante organizzazioni sono costrette a rispettare determinati obblighi di legge. Dove questo non accade è il deserto dei Tartari, per cui ognuno fa un Esatto. po' come ritiene che sia più giusto, tanto purtroppo c'è una grossissima quantità di persone che cercano di fare questo lavoro. Le preparazioni sono molto disparate, per cui uno dei problemi dell'Italia è che una persona che magari è un anno che fa questo mestiere, ma che si vuole limitare a farlo come un mestiere per arrotondare, viene trattata alla stessa maniera di una persona che magari ha studiato tantissimo per fare questo mestiere, lo vuole fare migliorandosi giorno per giorno e vuole arrivare a una determinata posizione, un determinato ruolo, perché tra il tecnico Certo. e il datore luci e il disegnatore luci, io parlo di luci perché faccio luci, c'è una bella differenza. Invece purtroppo adesso sono tutti considerati più o meno alla stregua, come dire, del facchino, ma questo non per sminuire certe figure rispetto ad altre, ma mancando per esempio una gerarchia interna, succede questo, che poi si crea confusione, per cui il valore di un lavoro rispetto a un altro viene confuso, i contributi che vengono dati allo spettacolo si mescolano e questa cosa non va bene perché servirebbero delle regole ben precise di cosa uno può fare o non può fare e di come lo può fare soprattutto, ma non da parte dei tecnici solamente, anche da parte delle produzioni e degli Certo. organizzatori, perché come dico sempre, in questi giorni ci sono una marea di battaglie di tecnici e gruppi su Facebook, gruppi WhatsApp, documenti, iniziative, è una bellissima cosa, ma tanto se poi gli organizzatori e i teatri ricominciano a organizzare delle stagioni per cui gli spettacoli sono uno il giorno dopo l'altro e la mattina si fanno le pulizie, poi bisogna fare gli allestimenti, spostarsi di 400 km perché non cambierà niente, cioè può partire da noi tecnici, ma purtroppo se quella schiera anche da noi tecnici può partire, ma se quella schiera di produzioni, produttori, teatri non sono disposti a cambiare le loro abitudini, diciamo aziendali, anche se qua di aziende non si può parlare, rimarrà tutto come adesso, ecco, perché vorrebbe dire. Giusto per fare un esempio, se in uno spettacolo di prosa o musical dovessimo ragionare alla stregua di quelli che sono gli attuali standard di lavoro, per cui diciamo le 8 ore, eccetera, eccetera, vorrebbe dire che per fare un tour
teatrale come lo siamo abituati a fare adesso, ci vorrebbe una squadra tecnica quadrupla, fondamentalmente. Per cui uno dorme e raggiunge la Esatto. piazza successiva, cosa che è impensabile, perché vorrebbe dire avere quattro datore luci che conoscono a perfezione lo spettacolo. Non da ultimo, quattro cast. Attenzione, per alcune produzioni ci sono i doppi cast, i tripli cast, ma sono una percentuale misera. Nel resto delle situazioni, la squadra è unica e si gira fondamentalmente. Per cui sì, la soluzione non è solo da parte dei tecnici, non è solo una questione di farsi valere di più, perché purtroppo il farsi valere funziona, ma se si è legati a delle dinamiche più alte, che sono dettate anche sì da guadagni economici, ma ci mancherebbe, è giusto, perché il pubblico va accontentato, però ecco, qui ci sarebbe da parlare anche del perché in Italia devono girare gli spettacoli anziché le persone. Più o meno in quasi tutto il mondo uno spettacolo viene allestito in un teatro e il pubblico va a vederlo. Io, per esempio, sono disposto ad andare all'estero per vedere uno spettacolo, che inevitabilmente, se resta fermo in un teatro, avrà quel grado di perfezione, quel grado di magia, tale per cui si potrà dire che è Certo. un lavoro di grande qualità. Se lo spettacolo deve girare per i teatri italiani, che sono di due tipi, o sono teatri parrocchiali o sono teatri di tradizione italiana, due strutture completamente diverse in cui lo spettacolo, nel bene o nel male, viene stravolto. Non gira, e per cui la Esatto. compagnia di giro non porta mai in giro uno spettacolo di qualità sopraffina, la perfezione non la raggiungi mai, e questo ovviamente non crea quella magia, quell'indispensabilità per cui lo spettatore dice: no, però se io devo spostarmi di centinaia di chilometri per andare a vedere uno spettacolo che viene nella mia città e che l'ho visto, è bello, ma non è quella magia che mi porterebbe a vedere un musical a Londra. Allora, perché il musical a Londra lo vado a vedere? Perché il musical a Londra è perfetto, ed è perfetto perché c'è questo meccanismo, perché lui resta lì e si lavora lì. Per cui sono Sì, tantissime cose, purtroppo. È un sistema di certo. cose, ecco. Diciamo che è un sistema talmente grande che forse per modellarlo al meglio bisognerebbe fare appunto dei cambiamenti forse radicali e proprio dei cambiamenti radicati che sono quelli più difficili da dire. Io ricordo il nostro giro, il nostro tour con L'attimo fuggente, spettacolo che tra l'altro ha avuto, a parte di bellezza stilistica, io ritengo supremo perché c'era proprio un lavoro di precisione, una regia precisa, attenta, assolutamente molto, molto puntata su questa perfezione. Il pubblico doveva in tutte le situazioni e in tutti i punti avere una visione coinvolgente dove le luci erano perfette, gli incroci erano ottimi. Io quando la prima volta che ho visto le prove ho pensato che gli attori lavorassero più sulla coreografia danzata più che un'interpretazione attoriale, perché c'erano dei movimenti così strutturati. Io ricordo in prova una settimana di preparazione di soltanto i Di più. movimenti Sì, degli attori. Forse di più, anche di ecco, più. rispetto ai movimenti, quindi una sorta di preparazione perfetta. Ma quello faceva sì che tutte le piazze, come si dice, che trovavamo, era veramente una lotta per riuscire a cercare di portare quello che voleva la regia su palco, perché tu avevi difficoltà con tutto quello che erano proprio le dimensioni delle Sì. proiezioni, delle luci, i tuoi grandi barattoli, erano bene o male, a volte ingombranti. C'è qualche immagine che ho visto anche poco fa, stanno Sì, ma scorrendo appunto. io così diciamo che ho opportunità appunto di ricordi e di immagini. Questo fa sì che ti vede sempre in pieno combattimento, cioè ogni Sì. mattina, ogni giorno che entri in un teatro è anche la bellezza forse del nostro lavoro. Devi comunque creare una sorta di nuovo gioco, di Esatto. nuova. Così, nuova magia per poter arrivare a quel livello massimo che puoi dare, ovviamente, perché Esatto. purtroppo quando parti con delle ridotte sai che vai dare la famosa magia di Londra, però il fatto di avere una compagnia
affiatata e assolutamente tecnicamente altamente preparata, fa sì che comunque con l'armonia si riesce a dare il massimo, cercando di aiutarsi uno con l'altro perché lavoriamo tutti allo stesso fine, quello di poter Esatto, portare a esatto. casa lo spettacolo migliore della serata. E questo è una battaglia, ma io, a parte essere molto contento di aver così combattuto al tuo fianco per qualche produzione, ma nello stesso tempo così il fatto di lavorare sempre cercando il top. Ti migliora e questo è dimostrato dal fatto che non ci fermiamo, anche quando siamo No. fermi in pandemia, si studia, si pensa a come migliorare il Esatto. proprio lavoro. Infatti, una delle tecniche spesso per risolvere e così tamponare questo meccanismo è che nell'allestimento degli spettacoli si cerca di ottenere non un risultato che possa essere 70-80, ma si cerca di ottenere il 150, consapevoli che poi durante il tour questo 150 difficilmente si ottiene. Ma se io riesco, nel caso dell'Attimo Fuggente, abbiamo avuto la regia di Marco Iacomelli, le luci di Valerio Tiberi e il disegno fonico di Donato Pepe. Li nomino perché, visto che insomma, è giusto, loro sono, diciamo, il principale team creativo dello spettacolo. E, se si cerca di ottenere il 150 in allestimento, in tour si è preparati per ottenere quel, non dico 100, ma magari quel 90 si riesce a ottenere. Chiaramente, se uno durante la produzione e l'allestimento dello spettacolo si accontenta del 90, in tour non otterrà 50, ma otterrà 20, forse 30. E questo Esatto. purtroppo è un meccanismo che noi conosciamo bene, per cui in allestimento si cerca la perfezione più che assoluta, per poi portare la quasi perfezione quando sei in tour. Altrimenti, anche perché purtroppo, appunto, come dicevo, la frustrazione è tanta, però è il nostro lavoro, cioè la compagnia il lavoro del tecnico. Durante il tour parliamo della compagnia di giro, insomma, è proprio il portare lo stesso risultato, pur in condizioni diverse, a livello strutturale, portare lo stesso risultato in giro per le piazze, per i teatri, insomma. Per Certo, cui sì, è una bella battaglia, ma ti piace. scusami, io ho un bel ricordo, ti spiego perché molto spesso, sai che adesso tecnologicamente noi spesso mandiamo a casa le fotografie dei nostri tour e un commento Sì. che è stato fatto a una serie di fotografie che io così in maniera molto goliardica ho fatto alle nostre tavolate notturne dopo una giornata di lavoro, magari quando avevamo l'opportunità di non essere immediatamente in viaggio dietro i bilici che viaggiavano per riuscire a raggiungere l'altra piazza, magari potevamo permetterci di cenare in maniera tranquilla, più o meno tranquilla, prima di Sì, andare a più o meno. dormire con la cena sullo stomaco. Io ho fatto vedere delle fotografie delle nostre cene e tutti mi dicevano: ma guarda, sembra che siete amici ad una festa di addio nubilato, sai, quelle robe per cui eravamo talmente contenti di aver portato a casa un Sì. risultato e soprattutto in armonia tra noi, che da fuori sembravamo un gruppo di amici e compagni. Questo io penso che faccia molto la differenza. Io ho fatto tournée con gente insopportabile e ho sofferto questa mancanza di diciamo di contatto umano e questo fa sì che lo spettacolo poi ne risente, si risente un'aria sul palco Assolutamente sì. che non è serena e quindi molto spesso le cose non funzionano più di quanto già nella realtà i Esatto. problemi nascono e si risolvono, e molto spesso quando non Assolutamente sei in sì. armonia non viene neanche voglia di risolverli, e quindi Anche perché diciamo che. la convivenza nostra è delle 24 ore sostanzialmente, per cui la privacy viene, ma non voglio essere catastrofico, però la privacy viene condivisa anche banalmente, appunto, lo stare così tanto insieme è da un lato molto bello, ma dall'altro mette alla prova una serie di abilità. Per fortuna, la maggior parte di noi che fa questo mestiere sono persone intanto di eccelsa cultura, perché altrimenti nessuno, cioè, se una persona non avesse passione,
che è il vero motore che ti spinge a fare questo mestiere. Se uno non avesse la passione, non lo potrebbe fare. La passione ti viene perché sei una persona di cultura. Se sei una persona di cultura, nella maggior parte dei casi dimostri anche una certa intelligenza. Non voglio cadere nei cliché, però purtroppo la maggior parte delle volte, per fortuna, è così. Per cui si può dire che, insomma, all'interno di questo mondo del teatro siamo tutti persone. C'è qualche eccezione, purtroppo c'è qualche eccezione, ecco, fare dei tour lunghi, eccetera, eccetera, magari con qualche persona che non ci va a genio, può diventare veramente molto complicato, perché si è proprio costretti a stare a contatto. Ma ripeto, non quelle 8 ore in cui si lavora, che sono anche più del doppio. Ma poi nelle fasi, tra virgolette, personali, per cui il pranzo, la cena, il momento libero in tour consiste nella passeggiata fuori dall'hotel, tra l'hotel e il teatro, per cui se in quel momento non si riesce ad avere un buon rapporto, diventa tutto molto complicato. Bisogna essere anche così, avere l'intelligenza di gestire. Io dico sempre, infatti, quando entro in un teatro, io dico sempre, se io dovessi montare solo le luci, per me sarebbe quasi una vacanza. Uno delle maggiori, come dire, dei maggiori dispendi di energia e tempo è gestire le persone, sia quelle della compagnia, ma anche le persone che trovi di piazza in piazza, perché non dimentichiamo che noi maciniamo migliaia di chilometri, passiamo da regione a regione, incontriamo, come dire, culture diverse, usanze diverse, lingue diverse, perché sembra una banalità, però. Io, per esempio, sono di Verona. Lavorare con una squadra di Milano richiede un certo, così, un certo approccio. Lavorare con una squadra di tecnici che magari vengono da Roma, banalmente per le comunicazioni veloci e urgenti, richiede un altro tipo di approccio perché così, insomma, ci sono tantissimi aspetti che questo mestiere così, ci coinvolge su una serie di tantissimi aspetti. Magari non sono propriamente immediati, ecco, non vengono subito in mente, ma Certo. una fetta grossa del lavoro sono proprio i rapporti umani con le persone. Non da ultima la Certo. tua squadra, la tua squadra che sta sul palcoscenico, quella che il pubblico vede, perché noi abbiamo rapporti, alcuni tecnici hanno rapporti anche con il cast, la squadra artistica, musicisti quando ce ne sono. Chiaro. Bisogna avere dei buoni rapporti o dei rapporti professionali costruttivi validi anche con il cast, perché altrimenti, come dicevi tu, il risultato ne subisce Ne delle risente. conseguenze. Sì, l'ambiente non sereno si vede, traspare subito, traspare subito. Esatto. Senti, Manuel, io quello che mi chiedo, la tua visione prossima, cioè si parla di teatro sul web, trasmesso, fatto, diciamo, vedere, non all'interno di un teatro vero e proprio, con altri Sì. mezzi. Come la vedi? La vedi come una prospettiva, diciamo, alternativa, possibile, una strada nuova che può aprire al teatro delle altre possibilità, nuove professionalità? Capire un po' la tua visione. Allora, ovviamente io do un'opinione. È molto difficile perché è un argomento di una complessità estrema. Parto con questo presupposto. Esiste il teatro, diciamo esisteva il teatro in un determinato momento della storia. Grazie alla tecnologia successe che, faccio l'esempio italiano perché poi vabbè, cambiano solo le date, successe nel 54 che si è scoperto che il teatro si poteva riprendere con questo aggeggio e trasmettere su una superficie di vetro più propriamente definita tecnologicamente. E il teatro si è trasformato, cioè non è che si è trasformato, è nata la televisione. Le prime trasmissioni erano delle riprese di teatro. Io vorrei ricordare la piazzetta, che era, io non so adesso, ma perché più che altro mi sono interessato a queste cose, non so se c'è qualcuno che la ricorda, ma era quella trasmissione che c'era appunto, è stata dal 54 in poi, era ambientata su un palcoscenico, era un varietà televisivo, però di fatto era uno spettacolo teatrale. E il quiz l'ascia ora doppia. La sto prendendo larga, però è per arrivare a un punto. Il quiz lascia una coppia.
Sostanzialmente era uno spettacolo teatrale in cui, sì, è vero, c'era questa scenografia, però appunto un approccio frontale e una ripresa frontale sostanzialmente di uno spettacolo teatrale in cui c'era la storia di questo concorrente che cercava di indovinare delle risposte. Non era un quiz, era comunque uno spettacolo teatrale, perché lo era. Ed è nata la televisione. Quindi per dire che è già successa questa cosa. Cioè, il teatro in TV si chiama televisione, cioè è essa stessa la televisione. Per cui a tutte le proposte che dicono portiamo il teatro in streaming, portiamo il teatro in TV, spesso rispondo: beh, non è una novità, è già successo, si chiama televisione, è un altro mestiere. Io dico che il teatro in TV si può fare, ma gli si deve dare un altro nome, appunto televisione. Quindi, con tutto quello che ne consegue in termini di produzione, persone coinvolte. Perché ovviamente adesso c'è una quantità di persone coinvolte nella televisione che difficilmente se io vado a produrre uno spettacolo teatrale per la TV vado a chiamare le persone che lavorano nel settore teatro, chiamerò le persone che lavorano nel settore TV. Poi, perché io dovrei fare uno spettacolo teatrale ripreso in TV e che quindi diventerebbe uno sceneggiato teatrale, non so, per la TV? Perché devo ritrovarmi a competere, perché poi di questo si tratta, con delle trasmissioni. Ci sono presentatori e presentatrici di varietà che è 40 anni che fanno questa cosa. No, non ricordo, forse Natalino Balasso lo diceva, perché io devo andare a competere con una Maria De Filippi che è 40 anni che fa questo mestiere? È evidente che io parto perdendo in questa cosa. E ripeto, comunque non sarebbe il mestiere del teatro, sarebbe comunque televisione. Per cui, secondo me, il teatro in TV è sbagliato per definizione, no, 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 non si può fare. Non si può fare per un discorso produttivo, ma anche di rito, perché il teatro non è lo spettacolo, il teatro è il rito dello spettatore che va, entra nella struttura, si siede, assiste allo spettacolo ed esce. È un rito come la messa, comprende una serie di fasi. Non è possibile, cioè, ma con tutto l'affetto e la volontà che uno ci può mettere, non è possibile fare teatro. Certo. Non, cioè, non è proprio praticabile. Posso fare delle riprese degli spettacoli e trasmetterle come archivio. Adesso sta, la Scala, per esempio, questi 2 mesi ha fatto questa operazione, secondo me, meravigliosa. Però lo spettacolo è prodotto con una logica teatrale e viene ripreso, ma la priorità è la messa in scena teatrale, per cui la ripresa dello spettacolo non è perfetta da un punto di vista televisivo, da un punto di vista registico, ma è quell'imperfezione che ti fa apprezzare lo spettacolo teatrale anche nello schermo. Vorrei vedere, ma Certo. non è possibile tornare nel futuro, cioè tornare indietro dal futuro se veramente questa cosa si potesse fare, perché vorrebbe dire che le grandi aziende televisive dovrebbero adeguarsi a degli standard teatrali, ma io credo che dopo qualche mese si arrivi già a cominciare agli spot promozionali, alle inquadrature studiate appositamente, per non parlare della luce, perché ovviamente la luce fatta per il pubblico che è in sala non è quella fatta per la camera, una differenza abissale. Per cui non so, questa cosa forse potrebbe durare qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, ma poi diventerebbe un altro mestiere e il teatro non ci sarebbe più. E quindi no, secondo me no, cioè non si può fare proprio. Poi, Manuel, scusami, dicevo che dobbiamo no. comunque allora puntare a ritrovarci comunque sulle tavole del palcoscenico, più che in un Assolutamente, teatro di posa. assolutamente sì, e anzi io spero che questa pausa lunga, chiamiamola pausa lunga, possa rendere le persone più consapevoli, perché sono nate una serie di movimenti, c'è tanto interesse, è aumentato l'interesse nel settore del teatro, da persone che prima non sapevano nemmeno che esistesse, oltre alle persone che sapevano che esistesse, ma che non ne conoscevano i meccanismi dettagliatamente, insomma. Sì, ci si ritroverà sulle tavole del palcoscenico, sperando con delle condizioni. Le condizioni migliori, insomma, ecco, però questo, ripeto, non dipende solo da noi, come ho detto prima. Basta, questo è. Allora, beh, io guarda, ti dico una cosa che ci accomuna è questa passione grandissima. Io lo sento dalle tue parole e finalmente ritrovo il Manuel combattivo di sempre. E quindi mi sembra che questo stare a casa ti abbia rigenerato un pochettino. E quindi ripartirai magari con meno sonno accumulato, un po' più di.
di così voglia di risentire un po' gli applausi, quelli soddisfatti e i complimenti dei, così, degli amici e soprattutto dei colleghi che ti dicono: beh, Manuel, abbiamo fatto un bel lavoro e hai come sempre tirato fuori il massimo dal Quasi, quasi. cocilino. Guarda, quasi sempre, vabbè, in questo momento ho una sola certezza, che l'unica cosa che ci accomuna è il fatto che io e te dobbiamo andare a portare giù l'umido, o sbaglio? Sì, È va fatto vero. assolutamente. Anche se mi sto tenendo in forma, Regge. per cui sto producendo pochi rifiuti perché cerco di mangiare poco, altrimenti qui diventa Ecco. una Un tragedia. problema, Però sì, una contatto tragedia, con perché la. poi bisogna prendere due posti aerei per riuscire a viaggiare a quel punto, quando, almeno nel Rischiato, mio sì. caso è sicuramente diventato quella la problematica iniziale. Guarda, Manuel, io ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata, sono Grazie contento di averti sentito, spero che potremmo goderci questi concerti dell'Arena di Verona e a quel punto, la prossima stagione, avremo magari appunto qualche teatro, potremo incrociare i a te. Speriamo. Speriamo. nostri caschetti e vedere un Sappiamo po' che succederà cosa tiriamo fortunatamente. fuori. Dico, sappiamo Bravo, che va succederà bene. fortunatamente. Ah beh, sì, quello senza dubbio. Io ho già ricevuto le prime così avvisaglie di date nel 2021, ovviamente, per uno, certo, Sì, quindi ho la possibilità di rilassarmi per abbastanza tempo, però so che riprenderemo a fare il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto e al meglio, ovviamente. bene, bene, bene. Grazie a te, Livio, Dai, allora. Anche Manuel, ti ringrazio ancora, è stato un piacere e vediamo presto, ok? per me, a prestissimo. Ciao, Livio. Grazie, ciao, grazie ancora, ciao, ciao Ciao, Manuel, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.